Ho visto il servizio di report sulla produzione di auto elettriche oggi nel mondo. Report, uno dei rari esempi di giornalismo competente che ci è rimasto. Forse è per questo che stanno cercando di farlo fuori. Competenza con la RAI di oggi, giustamente, che cazzo c'entra? Comunque, il servizio ci ricorda che la Commissione europea ha deciso che nel 2035 si potranno vendere solo veicoli elettrici. Per salvaguardare il pianeta, giustamente. Ma cosa ha scoperto Report? Che ad esempio in Indonesia, dove si estrae il nickel, che è soltanto una piccola parte di minerale utilizzato in una batteria elettrica, hanno disboscato un'area di 1 milione di ettari, 20 volte il Parco Nazionale d'Abruzzo, e hanno già in programma il disboscamento di altri 600.000 ettari, per un totale di 32 parchi nazionali d'Abruzzo. Forse agli indonesiani stanno sulle palle gli abruzzesi, fregate n'gu. Ma uno pensa poi, no? Ma per estrarre il nickel, che è soltanto il 10% dei minerali utilizzati dentro ad una batteria elettrica, quale energia utilizzano per non inquinare? Sicuramente utilizzeranno una fonte di energia rinnovabile. E no! Utilizzano le centrali a carbone! Per ogni tonnellata di nickel prodotto emettono 58 tonnellate di CO2. In pratica, per non inquinare in Europa, stiamo inquinando tantissimo in altre parti del mondo, che è come se per mantenere il salotto pulito, tutta la monnezza la buttiamo nella cameretta dei bambini. Poi dici che la generazione di oggi è sempre incazzata. E te credo, con quella puzza che c'hanno in cameretta, sono incazzati sì. Senza parlare di rifiuti tossici che stanno buttando in mare, distruggendo l'ecosistema nelle vicinanze, con conseguente disastro sulla salute di una popolazione intera. Perché noi europei siamo fatti così? Siamo più sensibili alla storia di una bambina di 1 anno europea che gli staccano le macchine perché c'ha un male incurabile? Ma se poi dall'altra parte del mondo si ammalano e muoiono migliaia di persone, non ce ne frega una cippa. Questa pelle olivastra oscura con questi occhi a mandorla ci inteneriscono poco. In più, Report parla di altri disastri in Congo, dove c'è l'estrazione del cobalto, ma attenzione! Perché adesso anche in Germania, dove c'è la fabbrica della Tesla, i tedeschi stanno iniziando ad incazzarsi per i disastri ambientali che gli stanno causando. E sui tedeschi siamo molto più sensibili, eh? La verità è una, è che a questi che producono i veicoli elettrici del pianeta non interessa nulla. L'unica cosa verde che gli interessa è quella che sta sopra le banconote. Perché l'unica soluzione per combattere l'inquinamento non è fabbricare miliardi di auto elettriche, ma potenziare il trasporto pubblico. Siamo in un mondo che ci ha convinto che Trantonio, diamogli un nome di fantasia, che in 30 anni ha cambiato 8 macchine, giustamente per inquinare di meno, passando dalla vettura Euro 0 e passando a quella Euro 1, Euro 2, Euro 3, fino ad arrivare oggi alla macchina Euro 7 e Mario, che c'ha dal 93 un pandino a benzina da 30 anni, sempre quello che inquina di più, indovinate chi è? È Mario! Ma voi vedete che alla fine Mario è pure abruzzese?